Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Vi è un'epidemia che dilaga da tempo, al punto che siamo perfino stufi di sentirla denunciare. Consumismo. A quanto pare, nemmeno la crisi economica è antidoto sufficiente a contenerla. Stiamo soffocando nel consumismo. La terapia affidabile per uscirne è la sobrietà, ma questa non la possono imporre le ordinanze, le leggi o le pubbliche istituzioni. La provocazione più impellente alla sobrietà è la disperazione di chi fugge dalle violenze a mani nude, di chi per salvare la vita sua e dei suoi cari la espone a rischi inimmaginabili e micidiali. L'angoscia è la preoccupazione di chi tra noi si trova sul lastrico dall'oggi al domani ed è tentato di ricorrere a soluzioni sbagliate o addirittura drammatiche. Ecco, le provocazioni alla sobrietà, sia per chi crede sia per chi non crede. Ma noi che crediamo stiamo entrando nel tempo dell'Avvento. Imparare a vivere con sobrietà è come star svegli in attesa di qualcuno che sta molto a cuore. Noi crediamo in un Dio che viene. Viene quando meno lo si aspetta, per strade che non si immaginano nemmeno. Ecco perché in questa prossima domenica è pressante la raccomandazione: state attenti a voi stessi. Attenti a non cadere nella mediocrità, nella tiepidezza. Quel vivere insipido e senza senso che non è altro che buttar via la vita. Ma poi il Vangelo scende al pratico. Che i vostri cuori non si appesantiscano con le dissipazioni, con le ubriachezze, con gli affanni della vita. Se il Vangelo parla di dissipazioni, noi oggi parliamo di consumismo. Altro che se ne siamo minacciati. E le ubriachezze, il cercare risposte superficiali ai nostri interrogativi più profondi, l'evadere per non dover pensare, cos'altro è se non ubriacarsi? Anche gli affanni della vita possono appesantire il cuore. Quella fretta, quella continua tensione, a volte giustificate e doverose, ma altre volte decisamente no. Vigilate pregando, conclude il Signore, perché abbiate la forza di sfuggire a questi pericoli. Pregare è volare alto. La preghiera è quella bella occupazione che ci evita di soffocare nella banalità e nel pessimismo. Non solo, chi prega vive ad occhi aperti e impara a vedere tutto come lo vede Dio, situazioni, persone e cose. Chi prega non rischia di trovarsi un cuore indurito e chiuso a chi bussa disperato in cerca di solidarietà. È Dio a bussare, Lui è colui che viene. Ora lo sappiamo, non abbiamo più scuse. Ora possiamo solo accoglierlo, perciò disponiamoci a farlo. E quindi, buon avvento. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.